Hollister, parti tu. No. Mio papà chiedeva se c'erano degli esercizi per l'ampiezza del dritto. Arrivo, mi segno la domanda. Allora, esercizi, Olivia, dove sei che non ti vedo? Eccoti. Esercizi per l'ampiezza o per la profondità del dritto, ovvero per esercizi per aprire con la racchetta bella alta o per andare indietro con la racchetta? Indietro. Quindi per la profondità. Ma secondo me può rispondere qualcuno dei nostri giocatori. Dov'è? Isa, mettiti tu, rispondi tu. Spiega Olivia al lavoro Isa e poi Carola anche. Spiega Olivia, Carola, a Olivia, Isa, per il lavoro che abbiamo fatto quest'inverno. Per la profondità del diritto? Sì. E per quel lavoro che, il lavoro che abbiamo fatto per stato sicuramente la velocità di braccio, i colpi al volo che facevamo. Scusate, vai. Sì. Sì, okay. Sì. I colpi al volo al cesto, l'allungamento del finale. E poi Carola, che cosa abbiamo fatto specialmente di sabato quando eri da sola? Dove sei, Carola? Qui. Allora, secondo me sempre l'allungamento del finale e l'altezza della palla, secondo me. Sì, ma manca sempre una cosa, ragazze, che vi ha accomunato, un vostro amico con cui abbiamo lavorato. La spinta di gambe. Sì, il... ok. Carola? Quella roba con l'appendino. Ah, perfetto. Allora, Olivia, adesso te lo spiego io. Per migliorare, per esempio, la profondità di movimento, che è stato un errore che commettevano sia Isabel sia un po' Carola sul colpo del diritto, noi quest'inverno abbiamo lavorato con, diciamo, un ausilio didattico, quindi un aiuto. Abbiamo messo un palo dietro al giocatore, ok? Vedete, qua mi è entrato Filippo, vabbè, adesso sentirete Filippo per un attimo. Abbiamo messo un palo dietro al giocatore come riferimento e quindi con questo, diciamo, palo, il giocatore, Filippo saluta, il giocatore andava a toccare il palo prima di colpire e quindi era obbligato a distendere il braccio dietro per poi andare a colpire. Questo gli permetteva di creare una buona distanza tra il gomito e il tronco, ok? Immaginatevi di avere un palo qua dietro dove ho la mia mano, ho la racchetta in mano, ok? E questo mi aiuta ad avere un riferimento per trovare una buona profondità, Olivia. Questo può essere un espediente didattico, si chiama proprio espediente didattico, quindi un modo che i maestri utilizzano per favorire un apprendimento di un colpo. Maestri, voi avete altre ipotesi di risposta? Forse alla fine questo è il migliore, anche perché l'allievo sente già lui se lo fa bene o no. Perfetto. Ve lo faccio vedere un attimo. Attendetemi 3 secondi. Quindi semplicemente adesso io utilizzo la sedia, non so se si vede. Ok, metto una sedia qua dietro, trovo la distanza giusta con la racchetta, vedete che tocco la sedia e da qui andrò a colpire, ok? Questo può essere un buon esercizio, cioè devo avere un qualcosa che mi aiuti a sentire più profondità di movimento. Hai capito, Olivia? Altre domande? Matteo, c'è, vai. Matteo. Sì? Cioè, io dicevo... per te, Giorgia, la domanda che hai spiegato il rovescio a una mano. Cioè, ci metti di più a prepararlo, però in teoria ad aprire ci metti di meno. Cioè, per la profondità ci metti di meno perché è una mano. E no, oppure ci metti comunque di più.
ci metti di più perché prevede una preparazione più ampia e quindi per percorrere tutta quella strada lì hai bisogno di più tempo. Dopo, una volta che vai a colpire, esprimi più potenza, ma perché parti da più lontano. Giusto, Max? Sì, ottimo. Cioè, nel senso, il ragionamento di Matteo poteva anche essere corretto. Lui dice, beh, apro, essendo rovescio una mano, uso una mano, ci metto meno ad aprire. In realtà, Matteo, nell'apertura del rovescio una mano, ve lo faccio di nuovo vedere, ok? Nell'apertura del rovescio una mano, io comunque apro due mani. Chiaro, Matteo? Quindi l'apertura è questa, vedete che mi aiuto con la mano sinistra dietro, quindi comunque è un'apertura a due mani. E la racchetta, come ha detto benissimo Giorgia, deve addirittura arrivare più dietro. Qui arriva per il rovescio a due mani, non so se mi si vede? Sì. Qui arriva per il rovescio a due mani e da qui scende, va a colpire, ok? Qui deve arrivare, se non anche di più, i professionisti arrivano anche più dietro, quindi profondità vuol dire questo. Rovescio due mani, profondità di apertura, parallela praticamente alla, diciamo, alla linea laterale del campo, ok? Rovescio una mano, racchetta che arretra molto di più. Per questo che Giorgia ha detto che il movimento è più di apertura è più lungo, ci vuole più tempo. Capito, Matteo? Altre domande? Bella domanda però questa, sia quella di Olivia sia quella di Matteo. Altre domande? Fatele, non vergognatevi. Posso? Sì, certo. Certo, Matte. Su quest'ultima cosa qua che hai detto, no? Che l'apertura del rovescio due mani ha un'apertura meno, con meno profondità. Sì. Non capita mai che nell'apertura del rovescio due mani, io non lo so perché faccio il rovescio una mano, nell'apertura del rovescio due mani, magari a livello professionistico, che vadano indietro come nella rovescia della mano, rimangono sempre con la col tappo verso la rete? E allora io direi di sì. No. Sì. Perché? Cioè che non capita mai. Sì, sto ragionando, potrebbe esserci qualche eccezione che però dovrei pensare, potrei farti vedere il video, però in realtà facciamo così. Allora, mi connetto a YouTube un attimo, guardate sempre me, così vi faccio vedere due o tre rovesci belli a due mani e capiamo bene. Vi faccio vedere anche quello di Djokovic. Allora, aspettate un attimino. No, mi chiedevo il perché non vanno più indietro, perché non esprimerebbero ancora più potenza. Perché non serve a prendere più potenza. Perfetto. Non serve. È inutile andare più indietro, tanto quella è già il massimo della potenza che possono prendere. Okay. Perfetto, cioè non serve, Matteo, perché hai la spinta di entrambe le braccia e le mani. È vero che, come ha detto benissimo Denis prima, nel rovescio ad azione multipla il braccio sinistro spinge circa il 60-65% e il braccio destro il 35-40%, no? Però hai la spinta di due arti nel rovescio e quindi basta arrivare qua, da qua i polsi scendono, un polso si estende, l'altro si flette e poi da qui accelero velocemente avanti, basta quello. Ok, però vi faccio vedere volentieri, se avete piacere ditemi voi, cioè io starei qua anche delle ore con voi, però ditemi. È anche un fattore di leve e di biomeccanica, nel senso che da quella posizione la velocità che io posso imprimere con tutti e due le braccia, con i muscoli di entrambe le braccia, è ottimale per l'esecuzione del colpo rispetto a portarla più indietro, che è vero che vado in una maggiore rotazione, ma quella rotazione mi fa perdere il controllo, mi farà perdere velocità e quindi a quel punto non è più una posizione ottimale. E ricordiamoci, rotazione che invece è fondamentale nel rovescio una mano. Ricordiamoci, mi chiedevo se ci fosse qualche ragione biomeccanica. Sì, assolutamente, è perché i muscoli in quella condizione riescono a esprimere la loro maggior forza elastica e forza in termini di potenza, ecco, in termini di velocità per andare a colpire la palla. Ok, grazie. Se porti più indietro, a quel punto non hai quella rotazione, non hai quella coordinazione ottimale per ottenere quel risultato. No, non riesco a farvelo vedere da YouTube, non so perché, ma comunque avete risposto in maniera ottima. Poi diciamo anche che a livello di
con rovescio a due mani, il fatto di non avere così tanta profondità di apertura ti permette di avere anche un timing migliore sulla palla. Quindi è anche un pregio, pregio, diciamo, non avere tutta questa profondità, perché più hai profondità, comunque più è difficile trovare il timing giusto, il movimento è lungo e composto, più diventa difficile trovare il timing sulla palla, e tant'è che tanti giocatori con rovescio bimane sono molto forti sulla risposta, perché la risposta con rovescio due mani, col movimento accorciato, è molto più facile che la risposta con rovescio una mano. Vedi Djokovic, vedi Harry quando giocava, Agassi, cioè il rovescio due mani, questo fatto di essere un filino più corto di movimento lo aiuta tanto anche nel timing, quindi è anche un pregio, diciamo, non solo... Soprattutto lì dove si ha ancora meno tempo. Eh sì. Ciao Andrea. Allora, prima di farvi altre domande, oltre al piccolo compito che vi ha dato Giorgia, avremmo anche piacere, visto che nella prossima lezione sembra che vi sia interessato, quindi andiamo avanti. Magari la prossima lezione, ragazzi, contiamo circa magari un'oretta, 50 minuti, così non abbiamo il tempo contato. Vi rimando il link come abbiamo fatto oggi, perché sennò capite che noi ce la facciamo. Ma sì, si può fare anche con lo stesso link. Ah, si può fare anche con lo stesso link? Sì, basta che tu abbandoni perché tu sei lost e poi tu rientri sempre nello stesso link. Cioè, esci ed entri e hai... Ah, ok, bene. E hai i minuti. Ottimo, ottimo. Grande pagliuzza. Matteo è in lista per premio hacker dell'anno. No, vi dicevo, essendo che la prossima lezione, che al 90%, segnatevelo, è questo lunedì, quindi lunedì 20 mi sembra, no? Giusto? Dico bene? Massima, poi mandi l'invito. Sì, certo, certo Martina, okay. Assolutamente, assolutamente. Però ve lo dico già, lunedì 20 alle 18 faremo una lezione sul servizio, e sul servizio c'è veramente tanto, tanto, tanto da dire, sia dal punto di vista tecnico-biomeccanico, sia dal punto di vista del servizio primo colpo, della risposta al servizio anche, quindi ci sarà tantissimo da dire. E avremmo piacere che voi vi appuntiate tutti quanti, sia i giocatori della preagonistica, sia i giocatori dell'agonistica, tutti quelli che sono stati i vostri obiettivi tecnici e anche tattici per i più grandi, che, su cui abbiamo lavorato per il colpo del servizio in questi mesi, e anche, questo specialmente per i più grandi, sì, questo era mio figlio, questo era mio figlio, anche per i più grandi, gli esercizi che vi ricordate che abbiamo svolto in campo. Quindi scrivetevi tutto quello che vi ricordate, così col vostro cervello fate un po' di mente locale. Tranne Ele, che ha un servizio talmente perfetto. Quindi scusa, Massi, gli obiettivi tecnici del servizio. Obiettivi tecnici. Non della risposta del servizio. No, 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 servizio. Obiettivi okay. Tecnici, obiettivi tattici. Ok, grazie. Esercizi, esercitazioni che abbiamo fatto in campo, che vi sono, diciamo, rimaste impresse. Abbiamo altre domande? Fatele, non vergognatevi. Anche i grandi. Alfredo, se hai qualche domanda... Sì, Max, mi senti? Sì. Ecco. Volevo chiederti una cosa, se la HRP coincide quindi con la profondità di apertura o è una cosa diversa? No, allora, l'HRP, ci sono due, diciamo, acronimi. HRP, che è Highest Racket Point, vuol dire il punto più alto che raggiunge la testa della racchetta. E poi c'è, probabilmente prima non ho avuto tempo di dire tutto, e poi c'è la FRP, che è il fastest racket point, cioè il punto più lontano che ha la testa della racchetta, e quindi, diciamo, al termine dell'apertura la racchetta raggiunge, di diritto, la racchetta raggiunge l'HRP. Ve lo faccio vedere di nuovo attraverso il video, così capite meglio. Dai, questo tanto il video ce l'ho. Andiamo un attimo tutti, che sennò ho visto delle facce. Quindi è il punto dove la racchetta ha più energia potenziale, giusto? Sì, bravo. Allora, ci sono, eh? Allora, riprendiamo il video, mi vedete?
Allora, riprendiamo il video un attimino di prima, di Dimitrov. Allora, ecco, questo, Alfredo è per tutti, coincide con il termine della fase di apertura e questa sigla, questo acronimo che vi ho detto prima, che si chiama in inglese HRP, diciamo in italiano il punto più alto che la testa della racchetta raggiunge. Per Dimitrov... Dimmi Alfredo. No, niente, volevo chiederti, quindi ha raggiunto l'HRP, si ha un momento dove la racchetta è ferma, giusto? Prima di scendere. Si ha un momento in cui la racchetta decelera il più possibile, non è quasi mai ferma per i giocatori professionisti, sì. Ok? Mm. Quindi se vedi qua, vedi che la racchetta, te lo faccio rivedere... Guardiamolo proprio in slow, molto molto lento. Vedi che la racchetta non è mai ferma, decelera il più possibile. Questo per accumulare al meglio una quantità di energia elastica importante, no? Come fosse una molla al mio braccio, no? Per dirla in maniera semplice. Questo è l'HRP, punto più alto della testa della racchetta. Un po' per, specialmente per gli istruttori, ma anche per i ragazzi grandi, quando si insegna il dritto, logicamente non il dritto di Dimitrov, però quando si insegna il dritto bisogna infatti dire ai bambini di portare la racchetta con la punta alta, quindi facendoli raggiungere un HRP di un'apertura lineare. Questa è un'apertura circolare. Ok? Invece l'FRP, Alfredo e tutti quanti, è questo, quando la mano destra si iperestende. Questo è l'FRP, cioè il punto dove la racchetta è... Aspettate che cambio colore, che sennò non si vede. Il punto in cui la racchetta è il più lontano dal punto d'impatto, attraverso proprio, Alfredo, una iperestensione della mano destra. Ok, quindi si può dire che più l'FRP è alto e più la profondità dell'apertura è ottima, cioè è più, sì, è maggiore. Diciamo che per creare questo famoso FRP bisogna avere, e qui mi può aiutare Christian, un tempo di latenza, qua andiamo in termini un pochettino più difficili, però cerco di spiegarlo in maniera molto semplice. Il tempo di latenza è il tempo che c'è tra qua e qua, vedete? Se ho un buon tempo di latenza tra questa contrazione muscolare dell'avambraccio e del braccio destro e il successivo movimento in avanti della racchetta, creo una buonissima accelerazione. Quindi è molto difficile creare un buon FRP. Molto difficile. Alfred, noi non ce ne rendiamo conto quando giochiamo, però man mano che fai una fase, passi da una fase all'altra, entrano in gioco diversi muscoli con angolature diverse che ti permettono di prendere quell'accelerazione. Okay. Farla breve, ok, anatomicamente entrano in gioco dalla spalla, pian piano arrivi anche a lavorare con gli addominali per completare tutto il movimento. Mi unisco per renderla... Mi unisco per renderla un pochettino più semplice, specialmente per gli agonisti, ma anche per i preagonisti che magari hanno visto lavorare alcuni agonisti, come per esempio Eleonora, come per esempio Isabel, come per esempio Ginevra, Viola, lo stesso Alfredo, abbiamo lavorato tanto ultimamente, sui colpi al volo. Non so se avete mai visto, quindi dritto al volo, rovescio al volo. Il perché spesso si lavora sui colpi al volo è proprio per, questo vale anche per i più piccolini, ve lo spiego in maniera semplice, è proprio per lavorare sulla fase di accelerazione in avanti e quindi su questi, che vi ho detto prima, HRP e FRP. Uno dei modi più, diciamo, semplici anche per giocatori non di altissimo livello è lavorare sullo schiaffo al volo, quello che gli americani chiamano swimming volley. Quindi, diciamo, volé nuotata vuol dire schiaffo al volo. Ok?
Swimming volley, sì, un termine americano carino. Però bella domanda, Alfredo, potremmo stare qui delle ore. Invece volevo chiederti anche questo, a proposito della decontrazione, che hai parlato quando sul dritto di Djokovic, sì, sulla decontrazione muscolare durante il finale. Rimetto il video allora mentre mi fai la domanda, Volevo chiederti semplicemente, cioè, questa decontrazione esattamente da quando è che parte? Dopo aver impattato o già quando ho impattato il mio braccio comunque è decontratto? Anche questa è una domanda molto interessante. Allora, diciamo, faccio una parentesi un po' per tutti. Diciamo che, come vedete, i giocatori professionisti sono sempre, ecco, qui in questa fase sono, diciamo, la mano è abbastanza decontratta in questa fase, la mano destra. Infatti vedete alcuni giocatori, adesso qua non si vede tanto, purtroppo ho solo questo video, però vedete che alcuni giocatori staccano leggermente il dito indice, si vede un po' sgranato, ma si vede, quindi la mano qui possiamo dire che da 1 a 10 stringe, sì, vai Martina, ci vediamo. Da 1 a 10 la mano qui stringe 6, ok? Quindi non stringe tantissimo. Qui è il momento in cui la racchetta inizia a stringere, la mano inizia a stringere un po' di più la racchetta. Anche perché se no, accelerando in avanti, perderei il punto d'impatto. Quindi qui Alfredo è uno dei punti in cui la mano stringe un po' di più. In questo momento poi avviene quella che si chiama, questo per i più grandi specialmente, azione a martello, quindi prima porti in avanti il tappo, vedete, della racchetta e poi avanzerà la punta della racchetta. Vedete che prima il tappo, ecco, qui inizia un'azione di rotazione dell'avambraccio, rotazione interna dell'avambraccio, vedete che l'avambraccio gira internamente verso il busto. Qui la mano inizia a rilassarsi molto di più, quindi dopo l'impatto Alfred si ritorna ad una decontrazione che poi raggiunge il culmine qua. Ok. Ecco, lo vedi qua? Questa è una leggera flessione palmare qua, dove la racchetta è molto molto rilassata, quindi mollo la racchetta. E spero di averti risposto. Ok, sì, sì, sì. Altre domande, anche meno tecniche, che a me piacciono, però magari piccolini. Piccolini, qualche domanda a voi, dai, che l'ha fatta Olivia. Qualche domanda anche più semplice, anche che non c'entri nulla. Jean, dai, una domanda, su. Io? Dai, su. Non lo so, che domande devo fare, boh. Ma riferito a cosa? Cioè, in generale... Dritto rovescio, non lo so. Ele, una domanda, dai. Non saprei. Max, io vorrei farne un'altra se non sono troppo paloso. Dai, dai, no, Alfredo, sai che io starei qua delle ore. Piccolini, se vi annoiate potete disconnettervi, altrimenti se volete star qua, molto volentieri. Vai. Quando abbiamo parlato del rovescio Vimane... Vai, Andrea. Okay. Quando abbiamo parlato... del rovescio Bimane con Phoenix, e abbiamo detto che quindi, cioè, ci sono differenze tra azione unita e azione multipla sul colpo di impatto. Quindi su un'azione unita avrò un colpo di impatto un po' più distante. Un punto di impatto, dici? Sì. Un punto di impatto, mentre l'azione multipla il punto di impatto è un po' più vicino. Io volevo chiedere se questo provoca anche differenze nelle stance, ovvero è possibile che un'azione unita prediriga delle stance magari un po' più aperte o un po' più chiuse, o non c'entra niente? Dennis, vai tu. Sì, non... onestamente credo di no, però ci potrebbe essere un pochino di variazione, diciamo che con magari con il rovescio d'azione multipla possiamo arrivare a stance più chiuse, forse, perché riusciamo ad arrivare meglio, cioè nel senso,
quando arriviamo sulla palla in un colpo abbastanza semplice. Sì, certo, però, ovviamente in un colpo ideale sto parlando. Colpo ideale, però tra azione unita e azione multipla non... secondo me non, no, secondo me no. Massimo, secondo te? No. Diciamo che la stance in tutto ciò è un po', come ha detto Dennis, sia di diritto. Quindi la stance che cos'è anche per i più piccolini? È il piazzamento che io ho dei piedi al momento dell'impatto. E, diciamo che la stance dipende principalmente dalla lettura della palla. Anche se spesso non si ragiona su questo, ma la stance, quindi come arrivo sulla palla, dipende da come la leggo. Se la leggo in ritardo, è molto più probabile che arrivi male sulla palla, che arrivi magari con un piazzamento aperto, sbagliato. Ciao Olli. Ah, ok, resta tuo papà, perfetto. Quindi, essendo che dipende un po' dalla ricerca di palla, Alfre, più che altro... Proprio la stance su tutti i colpi, diritto, rovescio, viene un po' determinata da quello, da come leggo la palla e dalla velocità della palla in arrivo, come penso che tu sappia benissimo. Rovescio d'azione unita e d'azione multipla più che altro viene a... si parla dell'azione del tronco e delle braccia che hanno un'azione di spinta diversa, ma la stance in realtà no. Poi non so dirti se ci siano degli studi biomeccanici a riguardo, questo non lo so. Però in realtà no. Diciamo che per tutti vale sempre la regola che noi maestri cerchiamo di inculcarvi, che se ho tempo, e questo lo fanno anche i professionisti, avete visto anche prima dai filmati, se ho tempo, qual è la stance migliore? Sempre la stance neutrale. Quindi la stance neutrale... Ciao Elias, buon appetito. Ciao Eli. La stance neutrale è la stance migliore per trasferire il peso sulla pallina, se ho tempo. Perché poi i professionisti, magari in fase più che altro di partita che vedete in televisione, usano tantissimo la stance aperta, quindi quella che si chiama open stance, perché non hanno tempo, perché la palla arriva talmente veloce che non hanno tempo di mettersi di fianco. Quindi più che altro, Alfred, le stance sono determinate dal tempo che io ho e dalla mia lettura di palla. Ok, grazie. Prego. In realtà c'è uno studio... sull'equilibrio, nel senso che a seconda del tuo baricentro, ok, se tu prendi un giocatore di tennis e lo fai mettere in posizione in modo che il baricentro pensa al classico giochino di essere su una barca, no? Ok, con i piedi stretti tu cadi, se tu invece stai con gli appoggi larghi, a un certo punto troverai una stabilità, ok? Quello è il tuo baricentro. Okay. L'idea è che quando colpisci quella stessa apertura dovresti riportarla al momento del colpo per avere la stance ottimale a livello di equilibrio. E solitamente l'altezza delle gambe è la stessa, cioè l'altezza dall'ombelico a terra perpendicolare statico, sia in fase statica che in fase dinamica, per un trasferimento ottimale è la stessa. Dovresti prendere un giocatore, misurarlo così e poi lo fai fermare prima del colpo e vedrai che più o meno, millimetro più, millimetro meno, la stance è quella. Ovvio, si parla di un colpo ottimale dove tu hai tutto il tempo del mondo per farlo. Dopodiché sì, certo. Sono tutte le cose d'adattamento. Però anche, perfetto, però anche, cioè, sempre in ottica un po' più generale adesso, questo vale un po' per tutti quelli che vedo qua, vabbè, sono più che altro agonisti, logicamente, anche qualche piccolino. Almeno questa è un po' la mia credenza, ma credo la credenza di Giorgia, di Dennis, anche la credenza di, per esempio, del papà di Ginevra, che anche lui è un ottimo maestro di tennis che lavora a Milano. La nostra credenza è quella di saper fare tutto, penso che concordiate con me, quindi insegnare noi ed imparare voi la stance aperta, la stance neutrale, la stance semiaperta, poi ne esistono tante, la stance chiusa per i recuperi. Saper fare tutto, quella è una cosa fondamentale. Infatti, diciamo, chi lavora spesso con me, vedi Ginevra, vedi Carola, vedi Sara, Viola, loro lo sanno, spesso abbiamo lavorato già quest'anno anche Luda sulle varie stance. Con Viola, per esempio, stavamo facendo un lavoro nell'ultimo periodo, prima dello stop, proprio per sentire bene la stance aperta sul diritto.
Quindi saper sì, fare... Sì, corretto. No, mi date... Dopo... Sì. Sì. Vai, Giorgio. Dopo in partita il giocatore, sapendole fare tutto, in base alla palla che arriva, eccetera, eccetera, automaticamente sceglierà la soluzione ideale. Se la saprà. Brava, perfetto, cioè saper fare tutto e, come detto, ed è l'ultima cosa che diciamo, anche perché stiamo finendo addirittura la seconda ondata di 40 minuti, e come detto mi sembra Dennis e forse anche Giorgia, diciamo, ripeterlo, quelle famose 12-15 mila ripetizioni che ad alcuni io in maniera individuale ho spiegato, uguali dello stesso movimento, danno, ciao Isa, danno una stabilizzazione di un qualsiasi gesto motorio, cioè se io voglio apprendere un dritto perfetto, devo ripeterlo dalle 12 alle 15 mila volte nello stesso modo e quindi renderlo stabile, quindi diciamo inculcarlo nella mia memoria motoria a lungo termine. Quello che fanno i giocatori, poi come ha detto Giorgio, agonisti, i giocatori professionisti sanno fare tutto, ce l'hanno nella memoria motoria, loro hanno questo programma motorio stabile, un po' come per noi camminare, che non ci dobbiamo pensare. Loro quando vanno in partita non è che pensano, loro agiscono, hanno tante situazioni, tante soluzioni e in un attimo, in una frazione di secondo, come la velocità dei tennisti professionisti, è come se tirassero fuori dal loro cervello quel programma che hanno reso, che hanno stabile, e lo mettessero a loro disposizione in quella frazione di secondo. È per quello che facciamo tanti cesti, ragazzi, e ci annoiamo, perché dobbiamo rendere stabili tutti i movimenti e tutte quelle cose che abbiamo detto prima. 12.000 ripetizioni, segnatevelo, sono tante, eh? Chi di voi, secondo voi, le ha già fatte? Queste 12.000 ripetizioni perfette dello stesso gesto? Matteo Cappellini, secondo me. Matteo Cappellini? Avrei pensato a Jonathan, vista l'età. Esatto. È vero. Ma mi sa di no. Ginevra, anche se hai giocato tanto. Carola, nemmeno per sogno. Forse Eleonora, ma non le ha fatte perfette. Non le ha fatte tutte uguali, giusto? Una volta in un modo, una volta in un altro. Sì, sicuramente dico io. Forse il mio amico Mario Sassi, forse lui sì. Forse. Bene, ragazzi, dai, vi ringraziamo, è stato veramente bello vedere che siete rimasti connessi. Grazie davvero a tutti. E ci vediamo allora lunedì, poi manderò i vari link per analizzare il colpo del servizio. Come ho detto agli istruttori la volta scorsa, e poi lo scriverò magari anche sui gruppi, se aveste, diciamo, piacere e necessità particolare di analizzare qualche cosa nello specifico di nostra conoscenza, non è che noi siamo, però un po' di cose le sappiamo, scriveteci in privato, che volentieri nei prossimi meeting, se c'è qualcosa da analizzare, molto volentieri. Stiamo preparando con Christian, vi anticipo, una lezione, cioè sta preparando una lezione sul gioco di gambe, che è molto interessante, quindi su come si muovono i piedi, è una cosa veramente molto molto interessante. E stiamo preparando con Angelo, come vi dicevo, questo per i più grandi, una lezione, questa però è complicata, ci vorrà ancora un attimino di tempo per prepararla bene, sulle statistiche del tennis moderno, però anche questo è molto, sarà una cosa molto interessante. Quindi se aveste qualche richiesta fatecela volentieri, perché noi siamo qua e come vedete ci fa molto piacere. Ciao a tutti. Va bene, grazie a tutti ragazzi, grazie, ciao. Grazie. Buona cena, ciao. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao.